3, 2, 1. I musei di Maremma e il sistema museale dell'arcipelago toscano sono stati presenti insieme all'edizione 2024 di Turisma, il salone dell'archeologia e del turismo culturale organizzato da Archeologia Viva in programma nel Palazzo dei Congressi di Firenze da venerdì 23 a domenica 25 febbraio. Anche quest'anno Turisma è stata una vetrina prestigiosa che ha visto impegnati oltre 200 relatori tra studiosi, archeologi, operatori museali e rappresentanti delle istituzioni culturali con tantissimi eventi. Nelle sale del Palazzo dei Congressi è stato quindi allestito fra i musei di Maremma e il sistema museale dell'arcipelago toscano uno stand in grado di presentare a visitatori, studenti e operatori del settore culturale l'ampia offerta turistica culturale della Maremma e delle isole dell'arcipelago toscano. Ma non soltanto informazioni, anche tanta didattica con i laboratori La Storia in Barattolo, la Shopper dell'anno, una cartolina per te realizzata dal team di Opificio Liberarti di Portoferraio e dagli operatori museali dei musei di Maremma. E in più, sabato 24 febbraio, per tutta la mattina in sala 4, storie di sistemi museali, musei di Maremma e musei dell'arcipelago toscano si sono raccontati in un'ampia prospettiva che parlava di rete, di fare rete per crescere insieme i 20 anni dei musei di Maremma, ma anche delle prospettive e dei progetti di un sistema museale insulare con i musei dell'arcipelago toscano. Turisma 2024, un'edizione davvero imperdibile.